È veramente difficile la situazione di tante famiglie. I malati sono all'ospedale e non possono visitarli. Alcuni sono deceduti senza che i parenti possano salutarli, possono dare un ultimo saluto prima che manchino. Vorremmo essere accanto a questa nostra persona cara, ammalata, ma non possiamo. Raggiungili tu, Signore. Se siamo uniti nel tuo nome, tu sei in mezzo a noi. Tu puoi unirci anche a distanza. Ti chiediamo che tutto passi. Proteggiti tu. Diventa stancante alla lunga, ti affidiamo quelle persone che sono in un disagio psicologico, gli vengono pensieri di depressione, brutti. Ti affidiamo, Signore, quelle persone che in questo momento si trovano nel disagio economico, perché quei lavori che facevano, saltuari, non ci sono più e arriveranno le scadenze, le bollette da pagare. Ti affidiamo quelli che dormono per terra, che non hanno una casa. Ci sono tante situazioni di povertà, stanno aumentando. Ti affidiamo tutti i volontari, tutte le parrocchie, le istituzioni, che veramente ci stanno facendo vicine a queste persone, che facciano il più possibile, che non ci si risparmi assolutamente. Ecco, veramente la nostra civiltà viene proprio da questo. Siamo un paese civile, siamo un paese con dei valori, se siamo capaci di mettere al centro i malati, i poveri, gli ultimi. Ecco, se saranno loro al centro, saranno al centro tutti gli altri. Non possiamo permetterci di fare i privilegiati. Lo abbiamo capito in questa situazione. Non c'è più nessuno che può dirsi fuori pericolo. È un male comune, è un pericolo comune. E allora dobbiamo riscoprire il bene comune. Dobbiamo scoprire che c'è qualcosa che ci unisce a tutti. Ci unisce a tutti questa paura. Nessuno, ormai nessun paese del mondo, anche in Sud America, anche in Africa, dappertutto sta spargendosi, Nord America, eccetera. Allora veramente siamo uniti in questo male comune. Dobbiamo anche essere uniti nel bene comune, nella solidarietà, smettere i privilegi, gli egoismi. Ecco, perché altrimenti tutti rischiamo. Se non ci prendiamo cura degli ultimi, ecco, se non ci prendiamo cura dei più scartati, tutti C'è un po' di traffico nell'anima, non ho capito che ora è. Ho il frigo vuoto, ma voglio parlare, perciò paghi tempo. E allora ci affidiamo a Lui, siamo tutti nelle sue mani, viviamo ogni momento nella carità, nell'amore verso gli altri, verso noi stessi, verso Dio. Vale la pena di vivere la vita veramente in questo modo. È tutto già dentro di lui, è tutto già risorto, perché lui l'ha preso su di sé. C'è già la forza della risurrezione all'interno dei nostri dolori, l'ha messa Gesù Cristo. Verrà la risurrezione per il nostro popolo. Signore, non si abbandona. Che tu sia un angelo, un diavolo, ho tre domande per te. Chi prende l'Inter? Dove mi porti? Poi di soprattutto perché ci dovrà essere un motivo, no, perché forse la vita la capisce chi è più pratico. Questi cari medici, questi cari infermieri, personale ospedaliero che sono lì senza orari, senza veramente risparmiarsi per niente.
sono meravigliose. Signore li protegga, il Signore li ricompensi. Però a volte non vedere quella persona cara accanto a te. Ci sembra che quella persona che magari potrebbe tirarsi un po' su, potrebbe lottare, si trova lì spaesata. Magari a volte ci sono anche problemi di memoria, problemi che uno non sente, che uno è lì da solo, è lì da solo a soffrire. Non c'è nessun caro che gli tenga la mano. Che brutto, no? Allora, di quella parte umorale che di solito fanno le persone care, che fanno la notte accanto al proprio caro ammalato. Io l'ho fatto, no? Tutti l'abbiamo fatto, no? Per i nostri cari. Non c'è stato, è vero, no? Non è stato qualcosa che ci ha pesato, l'abbiamo fatto veramente volentieri e non possiamo più fare questo. Non possiamo più stare accanto. Devono soffrire da soli. Questo non è umano, questo non è umano. E già capitava una volta che qualcuno soffriva da solo perché non aveva nessuno. Allora magari veniva un volontario a stare vicino, neanche quello. Mamma mia, allora devi pensarci tu, Signore. Non possiamo più farlo noi. Tu ti sei servito di noi, continuiamo a essere disponibili a te in tante cose, in tutto quello che tu hai bisogno, ma adesso su questa cosa non possiamo farlo noi. Non possono farlo già il personale, perché già fanno di tutto, devono anche guardare la loro salute, non le famiglie, devono stare molto attenti, quindi loro non possono fare più di tanto. Come fanno? Come fanno? Ecco, tu puoi fare. Allora porta tu quella carezza, porta tu quella stretta di mano, porta tu quel calore umano, attraverso il tuo spirito, dona loro lo Spirito Santo, perché possano sentirsi coccolati, possono sentirsi accompagnati, incoraggiati, si devono lottare per la guarigione. Dona tu quella pace, non so se forse devono passare a quell'altra vita, Signore. È difficile Hai un capire. momento di non perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento di te o chi per te, avete un attimo per me. C'erano le donne, c'era Giovanni. Non hai sofferto da solo. Ma questi nostri fratelli sono lasciati soli. C'è chi si prende cura di loro. Li ringraziamo tanto. Ma non c'è le persone per cui loro hanno dato la vita, le persone da loro più amate, non ci sono, non possono stare accanto in quel letto di ospedale. E così, magari quella persona è smarrita, è impacciata. Perché non tutti hanno quella lucidità mentale di capire la situazione. Se avevano avuto forza per lottare fino a quel momento, perché avevano avuto i cari vicino, adesso che non ce li hanno più, sembra che non abbiano più questa forza. Signore, raggiungili, vogliamo che ritornino a casa. Che smettano di soffrire. Non vogliamo che muoia più nessuno da Mi solo. pago tutti i miei debiti, se rompo pago per tre. Quanto mi costa una risposta da te di su quante? Ma
tu sei lì per non rispondere. E indossi un gran bel gilet e non bevi niente. Oh, io non ti sento, com'è? Perché c'è qualche cosa in cui credere, perché non riesco mica a ricordare bene che cosa è. Hai un momento di io, non perché sono qua, se vieni sotto offro io. Hai un momento di io, lo so che fila c'è, ma tu è un attimo per me. Riesce con una telefonata a sentire la voce di queste persone care in cura. E però a volte questo sentire la loro voce un po' tranquillizza, un po' mette ansia ancora di più. E qualcuno invece non ha neanche quella fortuna, perché magari ancora più gravi, col respiratore, tra la vita e la morte, non ha quella fortuna di poter parlare. Può parlare una volta al giorno con il personale che sono lì veramente a fare i miracoli, eh? E non possono stare tutto il giorno a parlare con i parenti che devono curare le persone. E allora siamo lontani da queste persone care, siamo terribilmente lontani. È proprio difficile. Nel mio stomaco sono sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo. Ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai. E se c'è il sole di là, se stai ridendo io non mi offendo, però perché nemmeno una risposta ai miei perché non mi vuoi fare almeno un giro col tuo bel gilet. Hai un momento di perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. Hai un momento di io, o te o chi per te, avete un attimo per.